Questa è RLB, questo è Sotterranei Pop. Eccoci, siamo tornati con la musica di Hubris, di Best Animal Slow Kids, che ci sta raccontando Maimone Lomizzi, il nostro carico ospite dall'altra parte del telefono, con poca tracotanza, diciamo così, ma con molta consapevolezza di aver realizzato un bel disco. Questo era il brano Un Pasto al Giorno, il brano che apre questo disco. Una scelta anche un po' così particolare, che non avete subito sparato un pezzo d'impatto, forse uno di quelli che dà il senso, no? Che cresce pian piano. Esatto, ma in realtà ci piaceva fare un disco, cioè il disco quello che ti ascolti dall'inizio alla fine e in cui ti affezioni dell'insieme, diciamo, perché secondo me è una cosa che si è un po' persa nel tempo. Secondo noi, insomma, una volta ascoltavi un disco che era concepito come disco, quindi che te lo ascoltavi dall'inizio alla fine, ti affezionavi piano piano a tutte le canzoni, poi ne ascoltavi una o un'altra perché piano piano cambiavano, no? E invece ultimamente i dischi sono più che altro compilation di singoli, e questa cosa non ci è mai piaciuta più di tanto. Quindi abbiamo deciso: facciamo un disco che ha un'apertura, ha un'evoluzione, una conclusione. E questo, diciamo, abbiamo provato a fare, ecco.
anche, ci vuole anche coraggio però poi, no, di questi temi, perché oggi il disco non ha più quel valore che aveva un tempo, no? Anche in base all'attenzione vera e propria che la gente ci gli riserva, no? Già noi ci lavoriamo con la musica facciamo tanta fatica a stare appresso a tutti, però diciamo così, il piacere di studiarlo un album prima di parlare con l'artista, insomma, a noi ancora ci salva in un certo senso, però non pensi che forse il pubblico questo bello sforzo magari possa non riuscire a cogliere? Sì, ci abbiamo pensato sicuramente, insomma, che era magari un disco meno di impatto, però in realtà, come ti ho detto prima, insomma, se uno si ferma poi troppo a ragionare su questo, soprattutto secondo me quando scrive delle canzoni, un po' perde il senso di tutto, nel senso, se hai paura di fare una cosa in musica che dovrebbe essere invece proprio l'ambito più libero e ancora più fantasioso che esista, veramente stai sbagliando qualcosa. Inoltre abbiamo anche fatto che il disco è in free download sul sito di Woodworm, la nostra etichetta, e quindi, essendo in free download, abbiamo detto va bene, magari la gente non deve spendere per averlo, non gli facciamo questo regalo perché siamo nel 2013, perché è giusto che sia così, e allora almeno chiediamo in cambio che qualcuno lo ascolti dall'inizio alla fine, se lo metta nell'iPod e se lo senta tutto quanto, cavolo. Abbiamo diciamo un po' anche qui peccato di tracotanza. Vabbè, ci sta, d'altronde con un album come questo è anche giusto. Siete già partiti con la fase di promozione, diciamo così, con le interviste, va bene, con i concerti, i primi riscontri, come sta andando? Ma veramente incredibile, ti dico incredibile, abbiamo fatto fino adesso due concerti che sono stati a Perugia, all'Urban Club, che è quindi casa nostra perché noi veniamo da Perugia, e lì è stato sold out proprio subito, quindi 900 persone, un delirio, e il giorno, diciamo pochi giorni dopo, cioè settimana scorsa, siamo stati invece all'Alcatraz di Milano con i ministri, quindi anche lì 1500 persone, i primi concerti sono stati veramente un tripudio, cantavano tutti, è stato bellissimo, bellissimo, proprio il tour per adesso inizia nel migliore delle prospettive, ecco. Vediamo andando avanti, insomma, adesso questa settimana abbiamo due date in Puglia, facciamo, mi pare, Monopoli e Parletta, non mi ricordo, e, insomma, ma ne facciamo tante, ecco, stiamo tornando, adesso facciamo da qui a maggio, abbiamo circa una ventina di date, e dopodiché partirà l'estivo, che con cui speriamo di raggiungere un po' tutte le parti d'Italia, ecco. E questo sarà un piacere seguirlo, naturalmente, altri contatti naturalmente per i Fast Animal Slow Kids, abbiamo detto quello dell'etichetta dove appunto si può, c'è il download gratuito del disco, poi c'è il vostro Facebook, no? Come sempre, certo, no? Prego. Come? No, dico prego, continua. No, ti dicevo sì, per riassumerti, siamo presenti un po' in tutti questi social network, no? Abbiamo un nostro sito che è www.fastanimalsandslowkids.it, dal quale puoi chiaramente downloadare gratuitamente il disco, ma abbiamo poi un Facebook, abbiamo un Twitter, abbiamo anche un Instagram, siamo presenti un po' dovunque, quindi se cerchi Fast Animals qualcosa trovi, e da quel qualcosa potrai sicuramente scaricare in free download il disco. O se sei proprio uno zelante che supporta veramente le band che gli piacciono, puoi anche comprarlo da iTunes e da tutti i supporti, sia digitali che invece fisici, perché lo puoi ordinare anche dal tuo negozio di fiducia di dischi, se ce l'hai ancora di questi tempi. Bene, questo è veramente un modo facile, un modo per anche continuare ad appassionarsi alla nuova musica italiana. Allora io ti ringrazio Aimone Romizzi per essere stato con noi, lo rilasciamo ai suoi amici che lo aspettano, non so se stanno reclamando più di tanto, ci lasciamo ascoltando un brano, il brano che chiude questo album che si intitola Treno, che è sicuramente uno dei più significativi. Giusto in chiusura ci vuoi dire qualcosa su questo brano? Mi sembra uno riguardo Treno? Treno forse in effetti è uno dei più cupi tra i
fa i testi, diciamo, per quanto riguarda la parte dei testi, e anche per questo l'abbiamo concluso, l'abbiamo messo alla fine, perché parla, diciamo, di quanto in realtà possono essere veloci delle decisioni, sia che la decisione sia comprarsi un gelato che invece uccidere una persona, comunque sia, insomma, provocare del male. Questo è più o meno il concetto generale del treno, tutto visto diciamo dal punto di vista di una metafora di un passo e di una ragazza, di un ragazzo, diciamo, al bordo dei binari, ecco, sul bordo dei binari. Bene, allora questa è benissimo, grazie Aimone. Questa è Treno dei First Animal Slow Kids, poi come sempre io ricordo che fra qualche giorno, insomma fra qualche ora, poi questa nostra chiacchierata finirà anche sul nostro canale YouTube, dove noi allochiamo invece che i video i podcast. Abbiamo inventato questo modo di risparmiare, mettiamola così, diciamola giusta tutta, però visto che YouTube ormai ci vanno tutti, no? Forse anche è un modo più semplice dove trovare anche il podcast di questa nostra chiacchierata. Allora io ringrazio Aimone Romizzi e in bocca al lupo. Crepi. E ci lasciamo naturalmente ascoltando questo brano che abbiamo già annunciato, che si intitola Treno. Sono pochi, sai, per spiegarti tutto ciò che perderai. Il treno arriva fra non molto e sai, tra poco tempo il tempo non sarà più con noi. Le mie mani controllerai. Cercherai d'inverno. Il treno corre ed è vicino ormai. La schiena ignara in testa solo luce, sai. 200.000 le parole. Get out.